Si è svolta sul lungomare di Policoro la cerimonia di assegnazione della bandiera blu, approdata sulla spiaggia proprio dal Mar Ionio. A ricevere quest'anno il riconoscimento che premia la qualità delle acque di balneazione, ma anche il turismo sostenibile, l'attenta gestione dei rifiuti e la valorizzazione delle aree naturalistiche, Policoro e Maratea. La bandiera blu è stata consegnata agli operatori turistici del territorio. Sono proprio loro i primi vincitori perché, non con pochi sacrifici, hanno investito sul loro territorio e hanno creduto nelle potenzialità del proprio mare. Un riconoscimento importante vuol dire che il lavoro che abbiamo fatto in termini di fruibilità, in termini di differenziata, progetto sulla disabilità, risparmio energetico, abbiamo cambiato tutte le luci in Policoro a LED, quindi un grosso risparmio energetico, tutto questo con la differenziata ci ha portato ad ottenere questo grande risultato con un mare splendido, pulito, nonostante l'infamia e quell'atto delinquenziale che Goletta Verde ha fatto, lo dico e me ne assumo le responsabilità, perché ha omesso Policoro, dopo la nostra protesta ha fatto un comunicato stampa in cui stamattina asseriva che i prelievi a Policoro li abbiamo fatti e l'acqua di Policoro, abbiamo fatto i prelievi Foce Agri e Canale Idrovora, e l'acqua di Policoro è buona, è ottima, è eccellente. È un riconoscimento e che premia la politica di grande attenzione per l'ambiente per l'intera regione. Ovviamente la risorsa mare è un elemento importante di grande attenzione e di tutte le potenzialità che tutto questo può offrire per quanto riguarda non solo il turismo, per quanto riguarda il miglioramento dell'ambiente in sé. Soddisfatto per l'assegnazione della bandiera blu anche il mini sindaco della cittadina ionica, il giovanissimo Simone Carluccio. A te, mini primo cittadino, è bello avere un mare pulito? Sicuramente, è bellissimo, veramente, perché a noi ragazzi piace avere un mare pulito, perlomeno stiamo tutti felici.